serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto una duplicazione abbastanza veloce, carina, ragazzi. Allora, requisiti: ci servirà la base operativa, ragazzi, con all'interno il veicolo da duplicare e tante LG quante duplicazioni vogliamo fare. A quel punto ci servirà un garage, per esempio l'Eclipse Tower, ragazzi, un appartamento. Quindi iniziamo con il glitch. Ci richiediamo, ragazzi, il veicolo che sta nell'appartamento, quindi nel garage. Quindi andiamo a richiedere la LG, che è il veicolo da sacrificare, ragazzi. Usate macchine che non costano niente, perché sennò non ne vale la pena. Quindi a questo punto, una volta presa la LG, ragazzi, entriamo dentro la base operativa, che vi ricordo che deve essere piena di veicoli. A questo punto accettiamo l'avviso che la base è piena ed entriamo all'interno. Una volta che saremo all'interno della base, ragazzi, dovremo andare a sostituire la macchina, quindi la LG, con una LG, ragazzi. Come vedete, io ho messo la Issy nel primo slot e vado a sostituire la LG nel secondo slot. Poi potete farlo dove volete, io lo faccio così solo per comodità, così è tutto in ordine. A questo punto, facendo la sostituzione, ragazzi, il veicolo che era nella base è andato automaticamente fuori dalla base. A questo punto il nostro amico dovrà salirci sopra, ragazzi, e dovrà stare in continuo movimento, non si deve fermare per nessun motivo fondamentale, se no il glitch non funziona. Quindi a questo punto andiamo dalla LG, ragazzi, e andiamo a fare una qualsiasi modifica schiacciando freccia destra. Mi raccomando, non schiacciate freccia sinistra, perché sennò entrate nell'Avenger. A questo punto, appena noi apriremo il menu per modificare la Issy, il nostro amico scenderà in automatico dal veicolo ed è tutto normale. A questo punto, ragazzi, non ci resta altro che dirigerci dal pallino blu per spostare i veicoli. E come per magia, la nostra LG vicino alla Issy sarà diventata una Issy, ragazzi. Quindi semplicemente le switchate una con l'altra e il gioco è fatto, ragazzi. Se il glitch non funziona, ragazzi, dovete stare attenti e dovete far stare il vostro amico in continuo movimento, perché se il vostro amico non si muove mentre voi fate la modifica alla Issy, ragazzi, il glitch non funziona. Vi ricordo che questo glitch ha le targhe uguali, quindi non cambia le targhe. Avete bisogno delle targhe personalizzate, ragazzi, e bisogna vendere al massimo 2 macchine ogni 30 ore reali, ragazzi. È fondamentale, perché sennò poi prendete il blocco vendite e potete cacciare pure l'account. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, condividete e sbada bam, alla prossima!